Salve a tutti ragazzi, belle brutti e miscritti più brutti, eccoci qui. Siamo qui su un po' di dell'account di su PS. Siamo qui per fare un po' di compravendita Road to Neymar, Trending to Neymar. Bentornati su Giovi HD Spo, io sono Giovi Spo e questa è compravendita. Allora, iniziamo. Vi porto questa compravendita, spero che non sia troppo lunga. Allora, iniziamo con Bolly. Bolly l'ho acquistato 3.000 crediti, sì, rivenduto a 4.300 crediti poco fa, quindi davvero un ottimo guadagno. Poi, questi altri giocatori che state vedendo, la maggior parte li ho presi mercoledì, li ho rivenduti sabato domenica, quindi è stato un buon guadagno perché comunque ci avrò guadagnato... Non so quanto ci ho guadagnato, non ricordo preciso. Perché comunque alcuni li dovevo scartare, tipo Granier, pensavo di scartarlo, invece l'ho messo a 750 crediti, ci ho guadagnato anche, questo l'ho messo a 700, l'ho venduto. Granier l'ho preso a 600, Ferdinand 650, quindi se voi prendete Granier a 600, che si prende tranquillamente, potete o scartarlo, oppure rimetterlo in vendita a 750, cosa che io vi consiglio perché ci guadagnate di più. Palacio anche a 750, Rodriguez l'ho preso a 750, mi sa, ha messo 900, Quadrado 1100, non ricordo, il Sharawi 1800, mi sa, Dante non ricordo, 1500, 1400, non ricordo bene, Ibarbo l'ho preso a 1100, anche questo 1100, 1100 rivenduto a 1900, ottimi profitti, Amsic 750, Clichy a 1600, rivenduto a 2000, Ibarbo 1100, Mente che è preso a 750, Amsic anche mi sa 750, Clichy preso a 1600, 1700, massimo 1800, mi sa, no 1600, Check, questo è stato un bel acquisto, preso a 4.900, rivenduto a 6.200, anche questo preso sui 4.900, rivenduto a 6.300, William preso per 13.250, 500 mi sa, messo a 14.750, anche qui c'è stato il guadagno. Poi altri giocatori che sono quelli che, con cui faccio il mass bidding, ovvero faccio offerte a non finire per cercare di guadagnare i crediti. Diciamo che siamo arrivati a 120.000 crediti e non sono neanche tutti perché ho ancora altri giocatori da mettere in vendita e quindi penso che a breve, entro 2-3 episodi, dovrei arrivare a 160.000 crediti, dovrebbe stare tanto circa quel prezzo, mi sa, Neymar, quanto hanno venduto questi Marcelo, 5.100, 5.100, dovrebbe stare circa quel prezzo, quel giocatore, si togli, non mi interessa, guardate qua, Kvist, l'ho preso a 300, ora lo scarto, anzi lo metto, proviamo a metterlo in vendita. Vediamo quanto è il suo prezzo. Che se è 350 non serve che lo metto in vendita. 250. No, vabbè. Stavo per fare un'offerta da 200, ma non ne vale la pena, onestamente parlando. No, io lo direi di scartarlo qui. Kvist. Quindi scartiamo Kvist. Scartiamo anche il Zaccardo, l'ho preso a 250. Che rimuovi da Laros, ma dai, ma vaffanculo. Kvist metti, vedete, 250, questo l'ho preso tutti durante quel periodo. Questo è stato il compra e scarta di quel periodo. Questo lo mettiamo a 900, vediamo se se lo comprano. Questo lo mettiamo a 800. No, 800, dai, sì, 800. Questo lo mettiamo a 800. Questo lo mettiamo a 800. Questo lo mettiamo a 800, l'ho preso a 600. Questo lo mettiamo a 750. Ah, Granier, dovevo metterlo a 750, vabbè. Non fa niente, dai. Qua vi faccio vedere altri giocatori che ho preso. Ne avrò preso circa 6 pagine, boh, non mi ricordo. La maggior parte sono da scartare, dovrei scartarli.
Dovrei scartare Zaccardo, Kvist, chi altro? Ramirez. Ce ne ho presi parecchi durante quel periodo. Il periodo che era mercoledì, giovedì, davvero le aste. Questo metodo del compra e scarto durante martedì, mercoledì, giovedì, scusate, davvero proficuissimo. Però dovete prendere giocatori di 75, così quando scartate ci guadagnate 50. Ancora altri Zaccardo. Questi sono tutti da scartare, naturalmente. Non ce ne facciamo niente. Io personalmente non so neanche se rivenderli. Boh, dovrei rivendere. Non lo so. Vabbè, alcuni li scarto, altri li metto in vendita. Vai, sui 400 penso che si vendano. Però muoviamoci. Vabbè, i Quist li scarto tutti, non va vale la pena. Ci guadagni 4 crediti. Però con i 75 non rari ci si guadagna di più 50 crediti. Io quindi consiglio, andate su Futead, mettete l'overall a 75. Vedete il prezzo. Se ha un prezzo di 300, di 350, vuol dire che è un oro non raro, e quindi vi consiglio di fare un'offerta in quel caso. Intanto i crediti salgono sempre, molto bene, mi fa piacere. 150. Spero di non annoiarvi, perché comunque è un po' palloso dalla console. Ecco perché non tanto volevo portarlo dalla console, ma visto che volete vedere un po' di compravendita, io ve la porto, naturalmente ve la porto e sono ben lieto di portarvela. Un mio consiglio è che ho notato io, credo che nessun altro abbia notato, è che i prezzi dei giocatori mercoledì e giovedì si sono abbassati, giusto, però venerdì mi sa che si sono un po' stabilizzati, sabato e domenica si sono alzati. E quindi se volete fare una compravendita, vi consiglio, se volete, avete dei crediti da investire, vi consiglio di investirli mercoledì quando escono i TOTS, perché quel giorno i giocatori si mettono a comprare pacchetti a non finire, anche di giovedì secondo me li comprano i pacchetti, così voi comprate in quel giorno. Naturalmente comprate ad molto meno rispetto al minimo compra ora. Lo prendete all'asta, che fate? Poi li rivendete il sabato e la domenica. Per esempio, io ho preso due Royce, uno 57K e l'altro 55K, è un Ramirez a 3000. Ramirez l'ho venduto domenica, mi sa, o sabato, non ricordo. L'ho venduto a 3800, quindi ci ho guadagnato 600 crediti solo con un giocatore. Se sapevo, ne prendevo di più a 3000. Vabbè, ne prendevo di più. Vabbè, non fa niente. Invece Royce a 55, l'altro a 57, uno l'ho venduto a 59.500 e l'altro a 61.000, guadagnandoci in entrambi i casi 1.000 crediti. È stato davvero un ottimo guadagno. E quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se siete già iscritti, non vi faccio vedere tutta la continua, se no vi scocciate a morire. Ormai avete capito cosa sto facendo. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao e bella a tutti, e al prossimo video. Rimanete sempre qui su Giovi HD Spot. Ciao!